Ciao a tutti, in questo video io e Evelyn, che sta facendo il filmato, vi mostreremo come pulire e rigenerare il filtro dell'aria sportivo BMC e in particolare quello dell'R1 da 2015 in avanti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Nell'R1, come nella maggior parte delle moto, la scatola filtro si trova sotto il serbatoio e quindi noi andremo ad alzare il serbatoio senza rimuoverlo completamente. Per comodità. Sì, meglio. E inseriamo un asse di legno giusto per tenerlo su. Adesso con il mio aiuto rimuoviamo le viti della scatola Tuo filtro. aiuto, eh? Se volete c'è un video più dettagliato che spiega come effettuare questo passaggio. Noi adesso dobbiamo solo pulire il filtro, quindi la nostra cosa principale, la nostra mission è quella di togliere il filtro, giusto? Esatto, una volta rimosse tutte le viti, possiamo Solleviamo aprire la la scatola scatola. filtro e rimuoviamo il filtro. Basta tirarlo su appena appena e il filtro viene fuori. Una volta rimosso il filtro, andiamo a sbatterlo delicatamente su una superficie, su un panno, in modo tale da rimuovere eventuali detriti. È importante non usare l'aria compressa perché gli elementi filtranti potrebbero danneggiarsi. Su un panno assorbente, adesso iniziamo le operazioni di pulizia. Prendiamo il detergente dal kit. Eccolo qua, detergente, e poi dobbiamo applicarci sul beccuccio che va aperto, quindi va tagliata la punta. Voilà. Dopo aver posizionato il beccuccio, prendiamo il filtro e andiamo a cospargerne la superficie con il prodotto. Attenzione che il prodotto in eccesso potrebbe collare dall'altra parte del filtro, per questo noi giustamente abbiamo messo il panno assorbente. Lasciamo agire per 20 minuti e poi ripetiamo lo stesso procedimento sull'altro lato del filtro. E lo lasciamo agire altri 20 minuti. Ora sotto un getto deciso di acqua fredda sciacquiamo tutta la superficie, facendo attenzione a non lasciare che lo sporco penetri nelle pieghe del filtro. Lasciamo asciugare il filtro su un panno, lontano da fonti di calore, senza usare il phon o aria compressa, lo lasciamo asciugare naturalmente. Prendiamo dalla confezione l'olio, è quello rosso. Ci sono due tipi di olio, c'è la versione spray e questa liquida che va applicata col beccuccio. Iniziate l'applicazione dal lato di immissione dell'aria. Quindi adesso lo andiamo a girare. Andiamo ad applicarlo su queste, come si chiamano? Queste pieghe, Queste. sulle pieghe. Mettete un contenitore sotto in modo che il prodotto in eccesso vada a colare. Se
Se invece avete la versione spray, spruzzate l'olio su tutta la superficie a una distanza di 15 cm. In modo tale da dare una colorazione omogenea. Una volta terminato, lasciamo agire il prodotto per 30 minuti. Ok, adesso controlliamo che il filtro sia tutto omogeneamente rosso. In questo caso no, quindi ripetiamo l'operazione dall'altro lato. Siccome c'era ancora qualche parte un po' più chiara, abbiamo ripetuto l'operazione. Una volta trascorso il tempo necessario, andiamo a pulire l'olio in eccesso sui bordi. Il filtro e andiamo a tamponare un po' la parte interna, rimane un po' d'olio, andiamo giusto a tamponare un po'. Ok, adesso possiamo procedere a montaggio. Non mi sono stufato.